faccio mangiare un bel po' di gelati. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi nuovo video di riciclo creativo. Prima però mi premeva ringraziarvi profondamente per tutto il bene che mi dimostrate ogni volta che accenno ad un piccolo problema, qualche piccola incespicatura della vita. Vi devo ringraziare per le frasi di affetto, di incoraggiamento, di vicinanza che avete espresso sotto il mio stato di ieri, in cui vi dicevo che ho perduto una zia cara. Ed effettivamente è così. Una mia cara zia è volata in cielo e quindi ieri niente video, perché proprio per forma di rispetto, non è un'ipocrisia ragazzi, è proprio una forma di rispetto nei confronti di una persona. Il dedicarle un giorno, il non occupare quel giorno in nient'altro che non sia il suo pensiero. Quindi grazie infinite anche per aver capito questa mia piccola defiance nella normale programmazione del canale. Oggi inizio il video così, ed inizio il video anche con un tutorial che avete visto lasciato a metà, e lo avete visto lasciato a metà durante la trasmissione Quelle brave ragazze di Rai 1, in cui stavo costruendo un oggettino che poi non ho mai finito in trasmissione, perché il tempo è stato così fugace e veloce, ci siamo messi a chiacchierare e non ho concluso poi l'opera da che stavo facendo, l'ho fatta vedere così finita en passant. Invece con voi voglio proprio ricreare. Oggi faremo insieme questi simpatici segnalibro ferma pagina, che possono essere trasformati anche in calamite da attaccare al frigorifero per reggere magari la lista della spesa, qualche fotina, un appunto importante, insomma un modo carino, divertente e colorato per riciclare gli scarti del gelato. E se non faccio la rima non sono io. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Allora cominciamo subito. Cosa ci occorre? Innanzitutto dovete mangiare una buonissima coppetta gelato e poi due stecchette gelato, di cremino, di qualunque gelatino voi vogliate. Per farle ritornare così ben lucide dovete semplicemente farle bollire 2 secondi in acqua appunto bollente, metterle al sole e in caso dare una levigatina con una limetta per le unghie o con un pochino di carta abrasiva, oppure molto più semplicemente le comprate nei negozi per creatività, vendono queste stecchette, sono mi pare 50 stecchette a 1 euro. Se dovete fare dei regali forse vi conviene più una cosa come questa. Sicuramente qui il riciclo viene a mancare. Io, per una questione di buon gusto nei vostri confronti, non vi faccio vedere la stecchetta usata, ma comunque se volete fare un progetto di riciclo andate di stecchetta usata e quindi sterilizzata. Dopodiché io aggiungerò dietro questa mia stecchetta anche un mini magnete, perché potrebbe diventare anche un reggiricetta da frigorifero volendo, o anche no, nel senso è una cosa facoltativa. Ci occorrerà un punto di colla, un attaccatutto, una Vinavil, ma anche un punto di colla a caldo, un paio di forbici, un bulino per o dotter per fare i pallini, la decorazione, poi delle perline colorate, una per ogni stecchetta, queste le trovate agevolmente in tutti gli empori, e degli smalti da riciclare, una base trasparente e uno smalto del colore che più vi piace. Allora, come prima cosa, proprio come primissima cosa, con lo smalto trasparente ricopro tutta la faccetta anteriore del primo stecchetto. Questo non solo la renderà lucida, ma al momento in cui metteremo la decorazione a pois, i pois verranno ben bene definiti e non si spanneranno tra le trame del legno, perché il legno degli stecchetti è un legno molto poroso ed è possibile che si crei qualche sbavatura qua e là. Mettiamolo qui ad asciugare, mettiamo il suo gemellino da questa parte e nel frattempo creiamo la decorazione con la nostra, col nostro tappo delle coppette. Dobbiamo creare una spirale, possiamo fare o una spirale liscia oppure una spirale ondulata, per intenderci, quindi o seguire una spirale sempre liscia così oppure fare questo genere di lavoro ondulando l'andamento.
senza essere troppo precisi, e voilà. L'alternativa invece sarebbe questa. Ok? Ritagliamo i margini. Io farò quella ondulata perché viene più movimentato il fiorellino finale. Non seguo neanche i margini che ho disegnato più per voi che non per me, perché preferisco, voilà, andare un po' così. Arrivati a questo punto, dalla parte con la decorazione, per farla venire un pochettino più decorata verso di voi, cominciate ad arrotolare dall'angolino. Potete agevolarvi con uno stuzzicadenti per imprimere il movimento rotatorio, l'andamento rotatorio alla coppetta qui. Stringete ben bene il rotolino, quindi lasciatelo leggermente andare e con una punta di colla, proprio una punta, fissate nella parte inferiore dove si sarà creata naturalmente una piccola base. Quindi tenete pressato un pochino, giusto il tempo che la rosellina si assesti. Una volta che si è incollata la carta, quello che avrete sarà questa sorta di rosellina molto carina e stilizzata. Il vostro tappino della coppetta sarà diventato appunto una rosellina. Prendete una perlina del colore che preferite, io la utilizzerò rossa, eccola qui. Mettete un punto di colla al centro, alloggiatevi la perlina. Carina, eh? Benissimo. Nel frattempo lo stecchetto si sarà del tutto asciugato, quello che avevamo ripassato con la colla. E allora mettiamo un punto di colla su quello che invece non avevamo trattato e facciamo e poggiamo quello invece dipinto con lo smalto leggermente più in alto, un mezzo centimetro più in alto dell'altro, e facciamo appiccicare i due stecchetti insieme. Prendiamo un pochino di smalto del colore che ci piace di più, questo dipenderà dal tappo della vostra coppetta, dal colore della vostra perlina, siate liberi in questo. Mettiamo un po' di smalto qui sulla coppetta gelato, prendiamo il nostro bulino e facciamo una serie di pallini. E allora un pallino, due pallini, tre pallini. Prendiamo un punto di colla e mettiamolo sulla parte posteriore della rosellina, così, senza abbondare troppo, e appiccichiamolo invece sulla parte sommitale del nostro stecchetto. Voilà! E il nostro segnalibro ferma pagina è pronto per essere utilizzato. Questa mollettina potrà essere inserita tra le pagine dei nostri libri, così, e non solo segnare il punto in cui siamo arrivati a leggere, ma anche non fare spostare la pagina. In più, se solo volessimo, potremmo attaccare un piccolo magnete, questi sono quei magneti adesivi molto leggeri, sul retro così, e far sì che questo possa anche essere appeso al frigorifero e fungere anche da reggiricetta. Insomma, un metodo semplice per riciclare gli scarti di una domenica al mare. Non lasciate i residui delle vostre giornate sulla spiaggia, bensì pensate piuttosto a riciclarle e trovare una più utile collocazione. Spero che questo progettino facile facile vi piaccia e noi ci vediamo dopo le foto, che ho ancora qualcosina da dirvi. Belli i miei segnalibro ferma pagina, reggi pagina, fai un po' quello che vuoi, ma falli. E soprattutto, ragazzi, gli scarti dei gelati, se specialmente in spiaggia, non lasciateli in giro.
So che voi non lo fate, ma spero che questo possa essere un modo per suggerirvi un'alternativa valida al buttare quella, ma anche semplicemente al buttare nella spazzatura dei materiali che possono avere ancora lunga vita tra le vostre mani. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare su Instagram, sulla mia pagina Facebook, trovate tutti i link qua sotto, ma anche sul mio canale Ombretta e sul mio canale Due Cuori Una Cappa. E sì, perché voi forse non lo sapete, ma io ho ben 3 canali, faccio le cose in grande qui su YouTube. Bene, io vi aspetto su tutti e 3, i link li trovate nel box informazioni. Bene, vi mando un grande bacio, vi dico grazie sempre per essere come siete e noi ci rincontriamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!